Mitchell ai Cavs, questa è la bomba che ha sganciato Vogue qualche giorno fa e che nessuno si aspettava. Una Cleveland che si rinforza, ma sarà una contender? Ciao, io sono Riccardo di Doppia Doppia e oggi andiamo a vedere i risvolti della trade tra gli Utah Jazz e i Cleveland Cavaliers, che porta i Cavs ad avere diverse ambizioni rispetto allo scorso anno e che velocizza i processi della squadra dell'Ohio per tornare competitiva. Approfondiamo un attimo i termini della trade. Il valore di Donovan Mitchell è alto, inflazionato da ciò che è successo per Rudy Gobert, il tutto orchestrato da un Danny Ainge che è stato il re di questa sessione di mercato. Gli Utah Jazz ricevono Colin Sexton, rinnovato con un contratto da 72 milioni per 4 anni, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, 14ª scelta di questo draft, e oltre a questi giocatori ci sono anche tre prime scelte, 2025, 27 e 29 e due pick swap 2026 e 2028. I Cavs invece ottengono solo Donovan Mitchell. Entrambe le squadre sostanzialmente prendono ciò che vogliono, non c'è stato un vero vincitore, anche se credo che Cleveland avrebbe dovuto cercare di tenere Agbaji, giocatore che poteva diventare utile da subito in una posizione in cui a Cleveland c'è poco. Mitchell ha 25 anni, è nel suo periodo di prime e arriva a Cleveland con un contratto pesante, ma ottimo nel momento in cui c'è ancora Mobley con un salario da rookie. Insieme a Garland, Mitchell e Mobley formano definitivamente il trio su cui Cleveland scommette per i prossimi anni e porta un'accelerazione nel progetto Cavs per tornare competitivi. Ma sono a livello di una contender? No. Almeno non ancora. Ci sono dei dubbi e delle problematiche che vanno risolte per sperare davvero di arrivare fino in fondo con questa squadra. Il primo problema, che secondo me si crea ora, è la profondità del roster. Se si vuole competere ad alti livelli è necessario avere anche dei giocatori in panchina che possano portare valore alla squadra. E oltre a Rubio, Love e Levert c'è poco. Tre giocatori tra l'altro che sono nella fase discendente della loro carriera. Ovviamente ci sarà tempo e modo per valutare la panchina, ma gli strumenti per costruirne un'adatta al nuovo livello ci sono. Forse parlare ancora di posizioni in campo fa strano quando si continua a dire che i ruoli sono scomparsi, ma manca un numero 3 di livello ai Cavs, un'ala piccola che possa dare consistenza in entrambe le metà campo. Nel roster ci sono Okoro e Osman che potrebbero ricoprire quella posizione, ma Okoro, nonostante i miglioramenti dello scorso anno, desta ancora dei dubbi, almeno per me, sul poter giocare una stagione di alto livello, soprattutto in una squadra che quest'anno ambisce risultati diversi. Osman invece è inconsistente in un contesto NBA, non riesce a impattare come serve, quindi probabilmente poco utile alla causa. Forse Agbaji era la scommessa da fare, ma troppo rischiosa e giusta da sacrificare per l'arrivo di Mitchell. È comunque quel prototipo di giocatore che serve alla squadra dell'Ohio. Magari da 3 ci si può adattare un Levert, ma andrebbe a rendere ancora più problematica la questione che vi riporto adesso, e cioè la difesa sulle guardie. Garland non ha mai spiccato per la sua difesa e Mitchell nel corso degli anni ha fatto cambiare la sua reputazione su questo aspetto. Se dovessimo tenere conto di come stanno ora le cose, la difesa perimetrale potrebbe rivelarsi un problema per i Cavs, che dovrebbero affidarsi sempre ad Allen e a Mobley per rimediare alle disattenzioni delle guardie. Mobley, che abbiamo visto però finire spesso nei cambi difensivi proprio sui giocatori più piccoli di lui e che per il momento ha dimostrato di riuscire a tenere anche su quelle situazioni di gioco, senza soffrire l'accoppiamento sfavorevole. Allen copre il resto, diciamo, e se lo starter fosse Okoro, comunque non sarebbe male neanche la difesa di Cleveland. Quindi, stando ad ora, la difesa potrebbe anche essere più che accettabile, ma volevo ricordarvi anche una cosa: Mitchell è entrato in NBA con una reputazione difensiva molto buona, che poi nel tempo è andata a calare per le diverse responsabilità che aveva Utah. Questo vuol dire che il numero 45 sa difendere e che magari il sistema costruito a Cleveland potrebbe aiutarlo nel tornare aggressivo anche nella metà campo difensiva. Stiamo attenti quindi a sottovalutare la difesa dei Cavaliers, che nel migliore dei casi potrebbe rivelarsi una delle migliori in NBA. Sorge un ultimo dubbio che Bickerstaff dovrà risolvere nella prossima stagione:
Lascio la palla nelle mani di Mitchell o di Garland? Garland è un giocatore intelligente che abbiamo visto esplodere in questa annata grazie anche al controllo della palla e alla creazione di gioco per gli altri. Nelle passate stagioni Sexton tappava un po' il talento del Garland giocando molto con la palla in mano, e Mitchell a livello offensivo potrebbe essere molto simile. La palla nelle mani di Spida potrebbe voler dire togliere molto del gioco offensivo e quindi fare un passo indietro sullo sviluppo di Garland come creatore. Al momento è uno degli scenari più fattibili, ma il classe 2000 è un giocatore intelligente e ha dimostrato in alcuni casi di saper giocare anche lontano dalla palla e realizzando in catch and shoot. Al momento comunque sono tutte ipotesi di come potremo vedere giocare la squadra dell'Ohio, ma ovviamente nulla di certo fino a che non inizierà la NBA. Da non sottovalutare anche la creazione di gioco e l'efficacia di Donovan Mitchell lontana dalla palla. Potrebbe essere lui a doversi adattare ad un sistema di gioco che si sta formando a Cleveland da qualche stagione a questa parte. Onestamente questa opzione mi sembra la migliore per i Cavs. Far partire l'azione nelle mani di Garland potrebbe favorire anche il gioco del nuovo arrivato. Tirando un po' le somme, no, Cleveland non è ancora una contender, ma siamo all'inizio di un percorso che sembra essere promettente, con Mobley che entra al secondo anno già con tanta maturità e consapevolezza dei propri mezzi. La Eastern Conference sembra bella agguerrita il prossimo anno e i Cavs secondo me dovrebbero aggirarsi intorno al sesto posto conquistando i playoff senza bisogno dei play. Secondo voi invece a che posizione può ambire Cleveland con questa nuova squadra? Faccelo sapere qua sotto nei commenti e se ti va entra nel nostro gruppo Telegram aperto a tutti, i link sono in descrizione. Ciao a tutti, panchinari!